la buona e bella notizia di oggi è legata al mondo dell'informazione, al patrimonio di tutti noi, ovvero il ritorno in edicola della Gazzetta del Mezzogiorno, storico giornale con 134 anni di storia. Dopo quasi 7 mesi di stop, tornerà in edicola dal 19 febbraio, come vedete qui nel nostro Ledual, come loro hanno twittato. Che bella notizia, e ci fa piacere ovviamente commentarla con il nuovo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno in collegamento telefonico per noi, Oscar Iarussi. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori, buongiorno. Allora, dopo mesi di stop, accompagnati però da tanto impegno, tanta caparbietà, tanta speranza di ritornare appunto in edicola, l'impegno di tutti, primi fra tutti giornalisti, poligrafici, ma anche i lettori più affezionati, è giunta finalmente questa buona notizia che tutti aspettavamo. Che sentimenti ci sono per questo nuovo debutto? Beh, questo è un ricominciamento, come giustamente ha detto lei, un ricominciamento di una testata storica che ha 134 anni di vita, quindi una testata fortemente radicata nelle nostre comunità, nella nostra tradizione, nelle nostre consuetudini quotidiane. La Gazzetta è legata a ricordi di molti dei nostri lettori più anziani, è legata alla prassi dei più giovani, all'idea che la mattina si vada a comprare il giornale in edicola. Lo troveremo però adesso anche sul web, mi preme ricordarlo, sarà essenziale anche il nostro supporto sul web. Dicevo, il giornale in edicola e magari il pane e il latte, quindi un bene essenziale. Intorno a noi abbiamo sentito, percepito, quasi toccato in questi ultimi mesi una fortissima ondata di affetto, un senso di vicinanza da parte dei lettori, vecchi e meno vecchi, più anziani e più giovani, intorno alla testata, e adesso finalmente siamo in dirittura d'arrivo, pronti a tornare. Come giustamente ha ricordato, sabato 19 febbraio uscirà il nostro primo numero e contemporaneamente saremo nuovamente sul web e sui canali social digitali della Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco, direttore, noi dicevamo appunto è una ripartenza, ripartire è sempre una bella sfida. Cosa dobbiamo aspettare? Altro, ripartite anche in un momento in cui sembra, e ci auguriamo che davvero sia così, riparta anche l'Italia, diciamo in una nuova fase legata a quella che è stata l'emergenza della pandemia. Cosa dobbiamo aspettarci? Sarà una nuova gazzetta? Ci saranno dei cambiamenti? Quale sarà, diciamo, il tratto distintivo? Il tratto distintivo sarà, da una parte, il rispetto della tradizione e quindi una gazzetta del Mezzogiorno, un quotidiano fortemente improntato allo spirito di servizio nei confronti delle comunità di riferimento, pugliesi, lucane, delle nostre città, dei nostri comuni, delle nostre aree geografiche così variegate. Dall'altra, e questo forse è l'elemento di novità che mi sento di sottolineare, una forte impronta legata alle storie, ai racconti, ai reportage di vicende cattive ma anche buone. Questo spazio in cui sono ospite oggi, vi ringrazio molto, si chiama appunto lo spazio delle buone notizie, come lei ha annunciato poco fa. Ecco, queste buone notizie legate ai nostri territori al sud, noi vorremmo non enfatizzarle, ma con sobrietà raccontarle, provare a rimarcarle, anche per sottrarre i nostri territori all'immagine stereotipa che non meritiamo, ripeto, non meritiamo, di un sud tutto in nero. Il sud ombre ma anche luci, e racconteremo le une alle altre, stando attenti appunto a scandire la cronaca quotidianamente, quindi a guardare purtroppo anche le cose che non vanno, diciamo, ad avere un rapporto e una relazione, io mi auguro, virtuosa con le istituzioni, con le amministrazioni, cercando di pungolarle in una stagione, come lei dice, sostanziale rispetto a quella che noi tutti ci auguriamo possa finalmente essere definito un periodo post-pandemico. L'abbiamo detto altre volte in questi ultimi mesi, adesso tutti ci auguriamo che finalmente si possa dire con pienezza di significato. E d'altro canto, appunto, riprendo il mio discorso, raccontare però anche, raccontare, provare a vedere oltre, ad avere una visione che vada al di là della cronaca quotidiana, provare a disegnare degli orizzonti. Io credo che noi ne abbiamo bisogno di credere fortemente nella nostra comunità, abbiamo bisogno di lanciare i nostri cuori, i nostri sguardi, i nostri pensieri, le nostre idee, le nostre passioni e, perché no, anche i nostri interessi, al di là dell'asfittico orizzonte di ogni giorno.
Ecco, ha risposto già anche a quella che sarebbe stata la mia domanda successiva, direttore, perché le avrei chiesto appunto a proposito di Sud, che Sud vuole raccontare la Gazzetta, perché come lei giustamente faceva notare, la nostra è sì una terra di ferite, ma proprio in risposta a queste ferite arrivano davvero esempi di resistenza, di passione, esempi virtuosi che meritano di essere raccontati. Lei, direttore, tra l'altro da oltre 30 anni alla Gazzetta del Mezzogiorno e ha curato la redazione Cultura Spettacoli, poi è saggista, critico cinematografico, insomma la cultura fa parte della sua vita. E a proposito di cultura, ho evidenziato un passaggio del discorso del presidente Mattarella per il giuramento del nuovo settennato, dove il presidente ha sottolineato: la cultura non è il superfluo, è un elemento costitutivo dell'identità italiana. Immagino che sarà un elemento costitutivo anche della Gazzetta. Guardi, assolutamente sì, la risposta non suoni scontata, la sua domanda mi fa felice, perché è un passaggio del Presidente Mattarella che io stesso nei giorni scorsi ho sottolineato. Per il momento mi è stato possibile farlo soltanto sui social, ho fatto un tweet, un post su Facebook per ricordare questo passaggio che ritengo essenziale. Non si tratta di un dato retorico, la cultura è al tempo stesso identità ed è lavoro. La cultura attrae altre persone. A me non piace l'idea della cultura al servizio del turismo. Credo che la cultura certamente attraga, porti da noi visitatori, persone desiderose di conoscere la nostra cultura, la nostra arte, le nostre consuetudini, ma è importante in quanto tale, come identità costitutiva, ed è importante come foriera di lavoro. Identità costitutiva, in particolar modo parliamo adesso del Sud, del Mezzogiorno, delle nostre aree, della Puglia, della Basilicata, che io ritengo, per riprendere il discorso che facevamo poc'anzi, ritengo uno degli assi intorno al quale far girare la nuova Gazzetta, cioè l'idea di costituire una comunità. Ecco, questa è una parola chiave che mi sento di poter dire oggi in questa conversazione. Comunità, l'idea di costituire una comunità intorno al marchio della Gazzetta del Mezzogiorno, alla sua tradizione, ma anche al futuro che possiamo costruire insieme. Questa è la sfida che mi attrae e mi spinge di più a questa impresa. Concepire un nuovo comunitarismo intorno ad un giornale, concepire la ricostituzione di un'opinione pubblica, concepire una relazione finalmente non ancillare rispetto all'informazione, non stare soltanto lì ad ascoltare quello che qualcun altro ci racconta, ma provare ad analizzarlo, a creare una relazione tra chi racconta e chi ascolta, ed è una relazione reciproca, in cui anche i lettori siano partecipi di questo processo informativo. Io credo che ne abbiamo bisogno. Sono troppi anni in cui siamo semplicemente recettori di informazioni, di agende che vengono decise altrove. Quindi questo forse è un momento, un buon momento, come diceva lei, anche alla luce del panorama che si annuncia un po' meno fosco finalmente sul versante pandemico, un buon momento per provare a ingaggiare questa sfida. Grazie direttore, noi ci auguriamo che questa sfida, che è certamente affascinante, sia vinta. Auguriamo a lei, a tutta la redazione, a tutta la squadra della Gazzetta un buon lavoro, tutta la comunità, come lei sottolinea, e mi piace questo aspetto, è pronta a sostenere questo ritorno. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie a voi, grazie a voi, grazie, buon lavoro, arrivederci.